io volevo farti un paio di domande personali. La prima è molto semplice: giocheresti un euro adesso sulla salvezza del Verona? Personalmente, sì, assolutamente sì, se no non avrei neanche accettato questa cosa. Come ho detto, sapendo che non ci raccontiamo le favole, perché le favole non vanno mai raccontate, sapendo che il percorso sarà complicato, difficile per noi, ma credo anche per tutte le altre squadre che hanno anche qualche punto in più, perché sappiamo che per fare risultati in Serie A su qualsiasi campo è difficile, è dura, e quindi con questa consapevolezza sicuramente ce la vogliamo giocare fino alla fine. Ecco, poi mi riallaccio un po' a quello che diceva prima il collega. Allora, sei arrivato, mi sta inutile che stiamo qua, no, a girarci tanto intorno, sei arrivato perché c'era un problema regolamentare qua, Bocchetti non aveva il patentino e quindi insomma serviva, diciamo, quel tutto, no? Sei arrivato un po' con questa nomea, però abbiamo l'impressione che ci sia anche tanto del tuo in questo Verona, c'è qualche mossa in quel senso. Allora, ti volevo chiedere, perché poi bisogna fare le domande. E la domanda è: che cosa c'è di tuo in questo Verona? Che cosa hai portato tu nel Verona di Bocchetti? Ma io sono arrivato, diciamo, all'interno di uno staff consolidato, però ovviamente è uno staff dove ognuno ha i propri compiti e ognuno li svolge al meglio. Secondo me questo gruppo di lavoro stava già lavorando nella maniera corretta. Poi nel calcio, nella vita, ci sono i momenti, no? Ci sono i momenti in cui raccogli immediatamente dei risultati, momenti in cui, pur lavorando bene, i risultati non arrivano, e quindi si tratta di questo. Quindi si tratta di continuare a lavorare su una strada che tu credi che si stiano facendo le cose nella maniera giusta, e questo momento, chiaramente modificando qualcosa, perché quando non arrivano i risultati cerchi di qualche sfumatura modificarlo, però mantenendo i principi che tu ritieni che, anche se non stai facendo i risultati, siano corretti. E quindi in questo momento la differenza è che sta arrivando anche qualche punticino, questo, come ho detto prima, ti dà fiducia, eccetera, e quindi l'obiettivo è continuare a lavorare su questa strada. Luca Chiarini, Tutto Mercato Web. Ciao mister, buongiorno anche da parte mia, e sappiamo benissimo che lei non entra nel merito delle questioni di mercato e non è questo che le voglio chiedere. Il dato oggettivo è che ci sono delle voci che riguardano due giocatori in particolare, Verdi e Henry. Le chiedo, dall'osservazione diretta sua, come li ha trovati, se ha ravvisato delle difficoltà a gestire il momento, se li vede sul pezzo, insomma, se ci racconta un po' come stanno vivendo questo momento. No, io li vedo attenti, li vedo concentrati su quello che è il lavoro della squadra, e quindi per me in questo momento fanno parte del nostro gruppo al 100%, sia in termini di comportamenti, sia in termini di attenzione che hanno nei confronti di quello che c'è da fare della squadra. Quindi da questo punto di vista non ho notato niente di quello. Tutto questo, quindi, secondo me fanno parte assolutamente del nostro gruppo in questo momento. Poi le chiedo, l'intenzione, mi riferisco al centrocampo, è quella di proseguire un po' a livello di caratteristiche con un giocatore, banalizzo il concetto, più dinamico, un altro più di costruzione, quindi un Tamese, un Ilic, e a tal proposito le chiedo se sta pensando magari anche un uomo di esperienza come Veloso, oppure c'è la possibilità che si affidi una mediana un pochettino più muscolare, considerando l'avversario, e quindi può tornare utile uno sulle mani? Guarda, la difficoltà di questo momento è il fatto che comunque è una partita, non si giocava da tanto, e adesso è una partita dove i giorni tra la partita del Cremonese e questa non c'è una settimana piena, quindi è logico che in questi giorni l'obiettivo principale è stato quello di cercare di recuperare il più possibile energie fisiche, ma soprattutto mentali, perché è logico che la partita dell'altro giorno è vero che è una partita come le altre, ma sappiamo tutti che aveva rivestivo un'importanza particolare, quindi a livello nervoso la squadra ha speso veramente tanto, quindi
Questi giorni sono dedicati soprattutto a un recupero fisico e mentale, quindi le ultime valutazioni le faremo oggi, però credo che tutti i giocatori che hai citato siano tutti pronti per giocare, e sia dall'inizio oppure anche spezzoni di gara, insomma.